Benvenuti a questa edizione serale delle notizie del giorno. Salvini, con Movimento 5 Stelle è finita? Risponde, vedremo. Di Maio risponde, la frittata ormai è fatta. Quando ti dimetti? Il leader della Lega è la soluzione dei ministri del sì. Se qualcuno vuole dialogare, il mio telefonino è sempre acceso e rispondo sempre. Se non c'è un governo che governa, al voto in ottobre. Di Maio per ora chiude e attacca, non lascia la poltrona e fa campagna con i voli di Stato. Il 20 i ministri Movimento 5 Stelle al fianco di Conte. Di Battista dice il ministro del tradimento dà segni di pentimento. Scontro epistolare Conte-Salvini. In una lettera dura il premier prende spunto dal caso della nave ONG Open Arms, ma le parole suonano come un riferimento alla coabitazione nel governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Dice inaccettabile e sleale collaborazione. Strappi istituzionali per la tua foga. La politica non è potere, ma un'enorme responsabilità. Il ministro dell'Interno Salvini risponde: non gli ho mai detto di voler capitalizzare il consenso. Dice bugie e poi parla di realtà. Viminale e difesa in alto mare. Trenta non firma divieto per Open Arms. Salvini è diventata Madre Teresa di Calcutta. La nave della ONG spagnola davanti a Lampedusa resta al momento senza il permesso di entrare in porto. India e Pakistan aprono le ostilità sul Kashmir, si spara al confine 8 morti. Primo scontro a fuoco tra i militari delle due potenze nucleari alla frontiera della regione contesa. Morti 3 soldati pakistani e 5 indiani. Domani Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Recessione. Altro segnale d'allarme, cala la produzione negli Stati Uniti, ma crescono le vendite al dettaglio. A luglio meno 0,2%, un dato che smentisce la previsione di 0,1% degli analisti. La Cina dice contromisure se scattano nuove tariffe USA dal 1 settembre. Le borse europee chiudono tutte negative, Wall Street poco mossa, male Tokyo a meno 1,21%, bene le piazze cinesi. Gibilterra dissequestra la petroliera iraniana. Zarif dice finito l'atto di pirateria degli USA. Israele vieta l'ingresso a due deputate democratiche americane. Anche Trump aveva invitato lo Stato ebraico a negare il visto. Tlaib e Omar odiano gli ebrei. Sono una vergogna. Passiamo ad Hong Kong. Trump lieto fine se Xi incontrerà i manifestanti. Il presidente degli Stati Uniti è un grande leader e può risolvere umanamente il problema. Bolton avverte la Cina stia attenta a non creare una nuova Tiananmen. Tragedia a Ortona, due fratellini morti in mare, di origine cinese ma nati in Italia, avevano 11 e 14 anni. Il padre ha tentato invano di salvarli. Epstein, fratture multiple al collo, compatibili con suicidio e anche omicidio. L'autopsia rileva rotto osso ioide, lesione tipica da strangolamento. L'orso M49 fa la gita di Ferragosto, su e orme verso Bolzano. Avvistate le tracce dell'orso che sembra dirigersi in Alto Adige, lasciando la zona della Morzola. Chissà, forse per il caldo. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando alle notizie nella prossima edizione. Arrivederci.